Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo di bonus 200 euro a pensionati, in quanto, come abbiamo spiegato più volte nei video precedenti, bisogna tener conto del limite del tetto dei 35.000 euro annui, però bisogna tener conto anche di altri parametri inerenti sempre al reddito. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo breve video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Il bonus pensionati 200 euro per dipendenti, lavoratori e disoccupati autonomi e anche invalidi, come si è saputo nell'ultimo periodo, arriverà nel mese di luglio. Come abbiamo spiegato più volte, il tetto da rispettare è quello dei 35.000 euro, ma va precisato che per il calcolo della soglia dei 35.000 euro si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, ovvero compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenute alla fonte o imposta sostitutiva, mentre non vengono conteggiati nel tetto dei 35.000 euro reddito della casa di abitazione e tutte le sue pertinenze, anche i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte alla tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e infine l'assegno unico universale. Il bonus 200 euro, ricordiamo, non costituisce reddito ai fini fiscali e non è cedibile, sequestrabile né pignorabile e non costituisce un reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Dunque, riassumendo, questi sono tutti i limiti per ottenere o meno il bonus da 35.000 euro. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.